abbastanza inquietanti quelle dei periodici laici, ma per fortuna cominceremo con i periodici cattolici. C'è il primo numero dell'anno del Messaggero di Sant'Antonio che ha una copertina quanto mai evocativa di un mondo come lo vorremmo, cioè con tanti bambini. Soprattutto per l'Italia sarebbe una grande benedizione in ogni senso. Messaggeri di pace, poi i classici colori che ormai da decenni indicano appunto il desiderio di un mondo in pace, cioè l'arcobaleno, i colori che sono semplicemente, potremmo dire, una modalità per unire tutti quanti, sia chi indica la pace come un frutto soprattutto della fede, e ricordiamo sempre che noi cominciamo l'anno civile comunque con una solennità dedicata anche al messaggio appunto per la giornata mondiale della pace, ma i colori dell'arcobaleno, quell'arancio, quell'indaco, quel violetto, possono anche indicare appunto una voglia di convivenza pacifica. Il dibattito, le statue e la storia. Serve prendersela con i monumenti? Meglio sarebbe approfondire perché certi eventi non sono più condivisibili. Claudio Zerbetto. E guardate, questa statua si distingue poco chi possa essere, soprattutto perché non solo il povero Cristoforo Colombo, sveriamo l'arcano, è stato buttato a testa in giù, a faccia, contro la dura terra, quindi proprio l'opposto di tutta la sua visione e di quel momento splendido in cui qualcuno appunto ha detto terra, terra, ma anche, guardate, una corda al collo, come dire, ti abbiamo anche impiccato, non è sufficiente gettarti giù dal piedistallo, e questo è davvero troppo, potremmo dirlo anche proprio come semplice stile. Andiamo dunque all'articolo. Statue abbattute, monumenti considerati inopportuni. La storia cambia, cambiano le storie ed è necessario conoscerle per elaborarle e superarle. Ma purtroppo non è sempre così. La rabbia dilaga, tutto diventa nemico del presente, da eliminare, da annullare. È accaduto in America, in Europa, nel resto del mondo. Fa parte del nostro modo di vivere la storia di ieri e di oggi. In effetti, se ci pensiamo, c'era già la questione della pandemia che investiva appunto il mondo intero proprio con violenza e con una ventata di novità gravida di interrogativi. Eppure qualcuno ha voluto dedicarsi a quella che gli antichi chiamavano la damnatio memoriae, cioè quando qualcuno aveva tradito lo Stato, pensiamo ad esempio a Roma, la Roma pre-imperiale, le statue che gli fossero state edificate dovevano essere distrutte, cioè di quella persona non doveva rimanere nulla, doveva essere cancellato dalla memoria delle generazioni successive. Eppure c'è qualcuno che vorrebbe farlo anche oggi. Infatti, tra l'altro, ci sono diversi riferimenti anche a episodi singoli. Vale la pena di citarne uno. Sorprendente quanto accaduto lo scorso 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana, si ricorda naturalmente il riferimento è al 1776. A Sacramento, in California, a essere presa di mira una statua di San Junipero Serra, vissuto proprio in quel secolo lì, nel XVIII, un francescano originario di Maiorca, che, come si sa, in Spagna, canonizzato da Papa Francesco solo 6 anni fa. Su di lui sono state diffuse purtroppo false leggende sullo schiavismo. Fondatore di diverse missioni in California, il santo francescano fu invece in realtà uno strenuo difensore dei diritti dei nativi.
Perché abbiamo voluto comunque soffermarci su questa figura, non solo perché dei santi non ne sappiamo mai abbastanza, specie quelli appunto che rifulgono solo da poco rispetto alla grande storia, ma perché è davvero un segnale, un campanello quello che è accaduto. Fake news che diventano addirittura fondamento per azioni che sono comunque sbagliate, ma addirittura in questo caso neppure motivate. La condanna della memoria, ed ecco il riferimento anche all'iconoclastia che ha origini antiche. Nell'impero bizantino portò alla distruzione sistematica di immagini sacre. E qui ci soffermiamo un momento per un breve ripasso, potrei dire, perché appunto noi sentiamo spesso, quando si parla della storia della Chiesa, questa parola iconoclastia, ma non ne conosciamo abbastanza gli autentici significati, perché sono cambiati nel corso dei secoli. Vediamo. Nel 726 l'imperatore Leone III scelse di procedere con la distruzione delle immagini di culto per due motivi: difendere i cristiani dall'accusa di idolatria che veniva da parte dei musulmani e riaffermare la non rappresentabilità di Dio. Che Dio non possa essere rappresentato è qualcosa che è rimasto intatto, ad esempio, nel mondo ebraico, oltre che nel mondo islamico. Ma come sappiamo, per noi le cose erano andate in modo molto diverso fin dall'inizio, proprio perché crediamo che Dio si è fatto uomo, quindi sarebbe un controsenso definirlo non rappresentabile. Eppure lo spirito del tempo ha fatto sì, in quell'ottavo secolo, che non abbiamo neppure qualcosa, quasi nulla praticamente, di opere che potrebbero invece testimoniare tanto di quel periodo, ma soprattutto di quelle zone dell'impero bizantino. In genere, quasi sempre nell'antichità, quando un nuovo potere politico, un nuovo popolo o religione si insediavano in un territorio, tutto il precedente patrimonio artistico veniva appunto spazzato via. Il personaggio sconfitto al quale erano attribuite azioni negative veniva condannato, ecco qua il termine latino, alla damnatio memoriae, quindi un qualcosa in più, uno sfregio, potremmo dire, davvero raffinato. E oggi l'iconoclastia invece non è più una persona, o l'iconoclasta per meglio dire, non è più una persona che rifiuta immagini religiose, ma chi si oppone fermamente a convinzioni radicate nella comunità in cui vive, a una consuetudine che ritiene di dover distruggere a livello ideologico o pratico. C'è una grandissima foto, di testo ce n'è poco, c'è poco spazio giustamente quando si deve parlare di questi gesti enormi, terribili, dolorosissimi per tutto quello che è il mondo che invece è interessato a conoscere e promuovere le culture di tutti. L'esempio, infatti, lo scatto ci arriva da Bamiyan, siamo in Afghanistan. Gli abitanti di questa regione appartengono all'etnia Hazara e nella rupe il vuoto lasciato dai grandi Buddha distrutti dai talibani. Dunque questi radicali islamici, che hanno avuto, come si sa, un ruolo politico anche gonfiato proprio dal gioco dello scacchiere internazionale ai tempi in cui c'era l'Unione Sovietica, hanno sradicato, potremmo dire, per le generazioni future qualcosa di profondamente sacro e profondamente costitutivo della cultura del luogo. È veramente atroce. Ma andiamo ancora avanti. Qui l'esempio è meno grave per noi, perché troviamo Indro Montanelli, una celebre statua che lo ritrae appunto con la sua macchina per scrivere, perché è una forma artistica di un semplice scatto che era stato fatto casualmente da un fotografo nella redazione del Corriere della Sera. Quindi in questo caso per noi è meno grave, anche se il
significato è egualmente di assurdità andare a fare uno sfregio così a un grande giornalista del Novecento. Però andando avanti, prima di chiudere e di passare a un'altra rivista, voglio ora ricordarvi proprio che anche a Baghdad, in Iraq, quindi prima della distruzione che abbiamo visto nelle pagine precedenti e delle statue del Buddha, Baghdad nel 2003, dopo la caduta del regime, venne platealmente abbattuta la statua di Saddam Hussein. A volte sono stati compiuti danni irreparabili al solo scopo di cancellare la memoria dei propri nemici. Per gli studiosi, abbattere le statue oggi è una questione alquanto ridicola. E qui c'è tutta una serie di conferme da parte anche di divulgatori, non solo storici di professione che magari potrebbero essere più arzigogolati nelle spiegazioni, perché in generale lo storico ovviamente più che giudicare descrive, cerca le cause, anche lo storico dell'età contemporanea, però conviene anche ricordarne uno di questi. In ogni caso, l'esistenza e il senso di un monumento dipendono dalla comunità e dal luogo in cui sorge. Lo dice Alessandro Barbero, storico italiano, docente all'Università del Piemonte Orientale di Vercelli. E noi, se abbattiamo appunto un monumento, tradiamo un vizio tipicamente occidentale, quello dell'usare le tracce del passato per parlare dell'oggi. E allora questo ci deve far meditare anche a livello di interpretazioni delle opere d'arte. Troppe volte si è detto attualizzare. Perché non cominciamo a rispettare? E di un'altra rivista cattolica vediamo il primo numero dell'anno. In questo caso è un bimestrale che si chiama Madre di Dio. Giuliano Saredi, c'è una citazione di un esperto con, l'avrete riconosciuta, la Basilica di Lourdes, crede, medita, custodisce, dei riferimenti ovviamente alla Vergine Maria. E noi invece cominciamo con una nuova rubrica scelta appunto dalla rivista, dai redattori, per valorizzare il carisma dei servitani, cioè l'ordine dei servi di Maria, la sigla è OSM, che è un ordine mendicante nato nel Medioevo, un ordine molto particolare per le sue origini appunto da parte di un gruppo di mercanti fiorentini. Iniziamo la rubrica parlando a Maria, ci dice, come componente della normalità umana, sia il sorriso di Maria sia anche proprio il nostro rapporto con lei. La preghiera alla Madonna del Sorriso è un augurio di buon anno che lascia alle spalle lunghi mesi d'afflizioni che rattristarono l'intera umanità. Ecco, mi sembra di buon auspicio anche quel passato remoto. La tua immagine, o Madonna del Sorriso, ci ricorda l'invito angelico a rallegrarti. Anche noi ti diciamo Ave Maria, il Signore è con te. Tu lo reggi in braccio, è il Signore della gioia e della pace, lo presenti a noi sereno e accogliente. Il tuo volto sorridente conforta le nostre tristezze, la tua mano tenera accarezza i nostri dolori, il tuo atteggiamento materno ci incoraggia a avvicinarci a te. Accompagna, Gesù tuo figlio, la nostra preghiera, ci fiorisca in cuore la pace da lui donata, non si perda la gioia da lui concessa, non ci vinca alcuna paura di giorni funesti. E come vi dicevo, è qualcosa di molto importante recuperare la quotidianità, la semplicità, anche attraverso quelle che sono delle testate di per sé nate e specialistiche. Che Maria e Gesù abbiano sorriso, nessuno degli evangelisti racconta. Ma i Vangeli raccontano anche eventi straordinari, luminosi di gioia, a cominciare dal Rallegrati Maria, proseguendo con il Magnificat, concludendo con la grande gioia davanti al Signore risorto. Il sorriso è visibilità di allegria, esultanza, gioia. Dunque Maria è anche donna sorridente. Ecco,
è molto bello sottolineare che il sorriso è comunque un sintomo, è visibilità di qualcosa. È per questo che tante volte gli scrittori, i registi sottolineano quando gli occhi non sorridono insieme alle labbra, alla bocca, che significa che c'è una falsità in atto o un'ipocrisia o comunque qualcosa che non è assolutamente secondo l'autentica natura umana. Questo è 7, il magazine del Corriere della Sera, che ha in prima pagina un magistrato che è diventato anche celebre scrittore, Gianrico Carofiglio, racconta i segreti della Milano Noir, indagine sulla città. Particolare il fatto che in realtà poi si tratta di una persona nata e cresciuta anche professionalmente nel nostro sud, in particolare a Bari. Evidentemente Milano attira questi scrittori di noir proprio come una calamita. Noi però andiamo a un'intervista molto interessante di Edoardo Vigna a un personaggio che ci rende orgogliosi come italiani perché rappresenta un grande cervello, Guido Tonelli. Nella scienza bisogna essere feroci, chi sbaglia taccia. Questa è una lezione bellissima perché ci dovrebbe aiutare a scartare l'attenzione verso coloro che si contraddicono da scienziati. Il fisico che ha partecipato alla scoperta del bosone di Higgs richiama tutti alle proprie responsabilità. Chi dice cose non vere perde credibilità. Lancia l'idea di un CERN biomedico, una rete mondiale contro le nuove minacce. E il governo raddoppi gli investimenti in istruzione e ricerca. Giusto l'ultima parte di questo sommario, potremmo dire, è facile, banale e ripetuta perché non si fa abbastanza, ma probabilmente le cose stanno per cambiare. Per il resto c'è davvero una voce fuori dal coro e una nota intonatissima, anche se molto diversa dall'orchestra di queste settimane. Molto grati dobbiamo essere proprio a un personaggio che un grande scienziato, un fisico, che comunque ha visto ovviamente quello che sta accadendo. Cosa significa questo cambio di passo a proposito dell'attenzione verso la scienza? Il nostro è il secolo dell'innovazione e della conoscenza. Questi due elementi giocano un ruolo fondamentale in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Di fronte al pericolo del virus, la consapevolezza che sarà solo la scienza a indicarci la via d'uscita ormai arriva fino ai villaggi più sperduti. Ed è però un salto di fase. Nell'ultima epidemia gravissima, la spagnola di un secolo fa, si era persa la memoria. Ormai eravamo in una specie di delirio d'onnipotenza, quasi fossimo già riusciti a dominare i processi materiali invadendo l'intero pianeta e costringendo altre specie viventi a nicchie ecologiche più striminzite. E su questo non possiamo soffermarci perché appunto il cuore di questa intervista è proprio una coraggiosa reprimenda a chi continua a smentire se stesso, ma a presentarsi quasi con lo stesso tono di autenticità, che invece evidentemente non può essere tale. Chi di noi viene chiamato a esprimersi deve pensare all'impatto delle parole sull'opinione pubblica. Inquietudine, disorientamento. Noi nel campo della fisica da una quindicina d'anni siamo al centro dell'attenzione. Quando avviammo l'esperimento a Ginevra ci fu un dibattito mondiale sul fatto che stavamo per produrre un buco nero che avrebbe distrutto l'umanità. Cosa ovviamente che non è accaduta, non è vera. Ma quello che è vero e che già si sapeva nelle previsioni è che per scoprire questa famosa micro particella di cui è costituito appunto l'atomo ci voleva uno strumento enorme, uno dei tanti paradossi appunto della scienza, e qualcuno appunto temeva che avrebbe questo esperimento distrutto la Terra. O almeno danneggiata parecchio. Ovviamente per fortuna non è andata così. Ma poi che cosa è la lezione appunto che tutti possiamo capire?
Ognuno è libero di fare affermazioni perentorie, tipo il virus si è attenuato e non è più pericoloso, l'abbiamo sentito mesi fa da diversi esperti. Ma se poi quanto dichiarato si dimostra non vero, chi l'ha sostenuto andrebbe escluso, ad esempio, da interviste e trasmissioni TV. È parte del nostro mestiere di ricercatori, cioè spiega ancora una volta l'interpellato che nell'ambito scientifico chi annuncia una scoperta che si rivela poi essere invece un errore madornale non verrà più ascoltato e nella comunità scientifica perde ogni credibilità, una condanna. Sì, invece qui ho visto chi diceva cose assurde continuare a pontificare. Non c'è, credo, molto altro da aggiungere, forse a parziale giustificazione, tra virgolette, degli esperti, dobbiamo dire che i politici tendono ad essere molto indulgenti con chi si contraddice perché loro hanno una lunga, lunga abitudine a farlo. Ma credo che abbiamo capito molto bene da Guido Tonelli che la questione in ambito scientifico deve essere considerata ben diversa. Lasciamo dunque il Corriere della Sera, il suo magazine 7. Questo è internazionale che purtroppo non ha una palla con la neve all'interno, bensì è una neve in senso lato, la cocaina. L'industria mondiale della droga non è più in mano ai grandi cartelli, ma la produzione e il consumo aumentano e la violenza del narcotraffico arriva in tutta Europa. Dunque questo approfondimento della rivista non ci dà buone notizie, nonostante si moltiplichi anche il desiderio di tutti gli stati di collaborare per combattere la diffusione, appunto, in particolare della cocaina. Avevo pronta anche un'altra intervista, questa volta per il venerdì di Repubblica, in cui si invoca più immaginazione per combattere il virus, ma abbiamo solo il tempo per questa rossa copertina, che è anche un omaggio a un grande scrittore britannico molto capace di andare controcorrente e di puntare il dito, quando non era facile farlo, contro i totalitarismi. Omaggio a George Orwell. Noi abbiamo semplicemente voluto mettere insieme alcuni elementi, dando più spazio, come avrete notato, alle buone notizie, anche in senso culturale. E ci vediamo la prossima settimana.